Bentrovati su Teleambiente, in questo speciale parliamo di bambini, infanzia e salute. Lo facciamo con il professor Daniele De Luca. Benvenuto. Buonasera. Professore ordinario di pediatria all'Università Paris-Saclay, direttore di animazione neonatale all'ospedale Antoine Béclère di Parigi e presidente della European Society for Pediatric and Neonatal Intensive Care. Esatto. Allora, professore, intanto prima di entrare nel vivo dell'argomento, per conoscerci un po' meglio, so che lei ha voluto fare il medico sin dall'età di 3 anni, quindi ha sempre avuto le idee chiare. E tra l'altro, a fine 2021 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nomina di Cavaliere della Repubblica con queste motivazioni: direttore della più grande rianimazione neonatale di Francia, più giovane professore ordinario di pediatria di Francia e anche tra i più giovani in Europa, che ha promosso appunto lo sviluppo della neonatologia italiana, creando una scuola delle specialità con specializzandi e dottorandi italiani a Parigi. Insomma, quindi un bellissimo riconoscimento, complimenti. È vero, grazie, mi ha toccato molto e grazie per averlo citato. Quindi questa passione che sin da piccolo lo ha portato a studiare e analizzare anche adesso quello che riguarda l'infanzia, i bambini e la loro salute. Ecco, la loro salute. Ecco, allora partiamo proprio da qui. Intanto nel capire in che modo l'inquinamento indoor e outdoor, che spieghiamo anche adesso a chi ci segue la differenza, possa influire sulla crescita e lo sviluppo di un bambino. Ma l'inquinamento si sa non è che sia una cosa positiva in generale, tanto per i bambini quanto per gli adulti. I bambini hanno delle caratteristiche peculiari e segnatamente da un punto di vista respiratorio si trovano ancora in un momento di sviluppo, il polmone si sviluppa anche per i primi 6-8 anni e quindi è diciamo, molto suscettibile degli stimoli esterni. In questo senso l'inquinamento con le particelle inquinanti, gli allergeni, possono contribuire a determinare alcune malattie come l'asma, come la bronchiolite, come diciamo così, una certa reattività bronchiale, soprattutto nei più piccoli, nei lattanti, che poi sono causa di disturbi che purtroppo conosciamo. Anche di recente abbiamo visto nel periodo invernale un'epidemia di bronchiolite particolarmente importante. Con questo non sto dicendo che sia dovuto all'inquinamento, si tratta di un'infezione virale, ma sicuramente la stimolazione dell'albero respiratorio da parte degli inquinanti in maniera continuativa non aiuta. Abbiamo anche delle infografiche, se ci possono mandare la regia, che un po', diciamo, ci evidenziano alcuni dati. Quindi quando parliamo di inquinamento indoor, parliamo di inquinamento all'interno delle mura domestiche, perché anche lì ci sono dei rischi legati, insomma, a impianti di riscaldamento, insomma, tantissimi Certamente. fattori, insomma, che bisogna considerare, e i soggetti più fragili, più a rischio, tendenzialmente sono bambini e persone anziane, corretto? Certamente, certamente, io occupandomi di bambini vi posso confermare questo, soprattutto il lattante, cioè il bambino più piccolo, diciamo nei primi 6 mesi, nel primo anno di vita, è quello che sicuramente è più a rischio per le caratteristiche peculiari che vi ho detto, per non parlare poi dei bambini un po' più fragili anche, che magari hanno delle comorbidità, che non sono dei bambini a termine, sono nati un pochino prima o magari hanno altre patologie associate che sono ancora più a rischio. Indoor magari è più difficile pensare all'inquinamento, ma esiste ed è dovuto, la cosa più semplice naturalmente è il fumo che dovremmo tutti quanti evitare, ma che possiamo immaginare si concentra negli ambienti chiusi anche dopo diversi giorni, dopo che è stato effettivamente effettuato, e poi c'è il problema del riscaldamento, c'è il problema di un inquinamento dovuto anche alla, come dire, dalla struttura degli edifici che spesso non sono ancora molto moderni, che quindi richiederebbero un po' di rinnovamento. Ho sentito parlare anche di recente di questa tematica a livello europeo. Esatto, perché poi ci si concentra molto su quell'outdoor e non su quell'indoor, mentre a volte viene chiamato, no, il killer silenzioso, cioè quello all'interno Sicuramente. delle nostre case. Quindi è importante, insomma, tenere in considerazione questi fattori. E, parlando un po' di dati statistici, diciamo, in riferimento a un ultimo report dell'Istat, è interessante, comunque purtroppo un dato allarmante, evidenziare come Roma sia la capitale delle culle vuote, nati in calo del 10%, un declino da record, possiamo dire. Sì, purtroppo sì, mi dispiace sentire questo, lo vediamo dalla grafica nella mia città natale. Credo anche che non sia un problema solo di Roma, naturalmente è un problema nazionale, in qualche misura è anche un po' un problema di vari paesi occidentali, però sicuramente è un problema molto grave per Roma e per buona parte del paese. Forse ci sono zone anche più economicamente dinamiche in Italia che ne soffrono di meno. E naturalmente qui bisogna pensare a delle misure importanti e urgenti,
a livello nazionale, a livello governativo, per invertire la tendenza, perché altrimenti le conseguenze saranno drammatiche a livello societario, come possiamo immaginare. Tra l'altro, un altro dato che si evince sempre da questo report dell'Istat è che 60.000 alunni in meno ci saranno tra 8 anni nelle scuole, insomma, ecco, quindi. Prima conseguenza più banale di questo. Esattamente. Stiamo parlando di inquinamento e tante morti sono anche legate allo smog. Abbiamo alcune delle infografiche che ce lo mostrano anche. E, ovviamente il numero di morti per inquinamento. Altro aspetto che non viene spesso considerato, insomma, questo legame tra la nostra salute che è legato all'ambiente, il nostro ambiente circostante, insomma, prima abbiamo parlato di outdoor e indoor, insieme, insomma, comunque c'è anche il fattore smog che è un fattore da considerare. Sì, senza dubbio, questo è qualcosa che dobbiamo considerare, che non ha un effetto immediato diretto come altre cose sulla salute dell'individuo, diciamo singolo, ma che a lungo andare inevitabilmente ha un impatto sul benessere a livello di popolazione e rappresenta un fattore importante di salute pubblica. L'ho fatto l'esempio di alcune patologie respiratorie tipiche come l'asma o la bronchiolite, ma ciò non toglie che anche un adulto che è stato soggetto all'inquinamento o allo smog, che dir si voglia, per molti, molti, molti anni, e poi può avere delle problematiche rispetto a chi magari invece vive in un ambiente più da countryside, più in campagna, insomma, in un ambiente meno inquinato sicuramente. Poi ridurlo è chiaramente qualcosa di non semplice, perché quando si pensa all'inquinamento si pensa immediatamente alle automobili, per carità, ma non ci sono solo Non è solo quello. le automobili. Quindi il discorso è un po', a mio parere, più complesso e va affrontato con grano salis, perché ci sono alcune attività, alcune cose che possono essere ridotte, altre no, e bisogna necessariamente accettarlo, ma magari fare meglio in altri settori per poter comunque avere un miglioramento più globale, complessivo. Tra l'altro, stiamo parlando dei fattori di rischio. Ecco, le chiedo, visto che lei comunque è a contatto col pubblico nel suo lavoro, quanto effettivamente i genitori o comunque le persone sono a conoscenza di questi fattori di rischio legati, che hanno delle conseguenze sulla salute, specialmente per i più piccoli? Ma guardi, io penso che sia necessaria una grande opera di educazione alla salute e quindi di formazione proprio, possiamo dire dei genitori sicuramente, ma un po' di tutti i laici, come diremmo noi con un termine un po' religioso, diciamo così. Molte cose sono effettivamente ancora ignote ai più, e questo soprattutto nel nostro paese, ma anche questo è un problema con varie declinazioni a livello dei vari paesi occidentali. E credo che ci sia bisogno di educare meglio la popolazione a che cosa effettivamente è bene, cosa è rischioso e cosa non lo è. In fondo l'abbiamo fatto nei decenni scorsi, per esempio, si pensi al fumo, no, una Sì. volta nei locali pubblici era assolutamente consentito dovunque fumare, oggi per fortuna non lo è più, ma questo è semplicemente un esempio più banale di tutti e siamo ancora ben lontani da aver fatto un'educazione così capillare per molti altri fattori di rischio, che si tratti di inquinamento, che si tratti dello stile alimentare, per esempio, o dello stile di vita. C'è molto da fare da questo punto di vista come educazione alla salute pubblica. Ha parlato proprio di stile alimentare, ci colleghiamo a questo per parlare anche per la salute dei bambini, l'importanza di una corretta alimentazione, questa è la base, ma soprattutto anche le chiedo, un'alimentazione vegana per i neonati, ecco, è un problema, non è un problema? Come ci si deve approcciare a questo? L'alimentazione vegana non è un problema, è un non senso assoluto, è un qualcosa di cui non bisognerebbe neanche parlare. Che poi un adulto la voglia scegliere autonomamente e consapevolmente, questa è una scelta assolutamente legittima della singola persona. Per quanto riguarda il bambino o il lattante, diventa qualcosa di grave perché, mi spiace dirlo, ma basta pensare alla natura, l'uomo non è nato per essere vegano, è una animale, diciamo così, onnivoro, e nell'alimentazione del bambino, anche piccolo, le proteine di origine animale devono esserci, ci sono importanti. Che poi dopo da adulti si faccia una scelta anche dettata da altre considerazioni, questo è un altro discorso, ma imporre questo in maniera tra l'altro artificiosa e non suffragata da dati biologici che la possano supportare a un bambino, mi pare veramente un'assurdità. Quindi una corretta alimentazione per un neonato, diciamo fino a che fase della sua crescita è corretto che lui assuma, diciamo, tutto ciò che è necessario, dalle proteine, insomma, a tutto quello che c'è bisogno. L'alimentazione più corretta per un neonato, barra lattante, è ovviamente il latte materno.
non c'è bisogno di nient'altro. Che ricordo è l'unica altra bevanda oltre l'acqua che naturalmente si dovrebbe assumere, tutto il resto è qualcosa di artificiale, dalla spremuta di, non so, d'arancia per arrivare agli alcolici. Dopo i primi 6 mesi di vita è necessario introdurre con alcuni schemi degli alimenti, diciamo, vie più solidi e che includono naturalmente anche proteine animali. Non c'è un limite, non è che dopo una certa età le proteine animali facciano male, anche alla mia età o alla sua. La saggezza sta nella varietà, di cui per fortuna noi con la dieta mediterranea siamo assolutamente maestri. E nella quantità naturalmente, perché va da sé, l'eccesso in generale a livello calorico non è una cosa positiva. Da quello che mi stava raccontando, appunto, si evince che la scelta di una dieta mediterranea in questo senso sembrerebbe comunque, insomma, la strada giusta in un percorso di crescita. Assolutamente, con la sua varietà e con la sua, diciamo così, anche stagionalità, è qualcosa, di più naturale, più biologicamente fondato in termini naturali di scelte più radicali, diciamo. Torniamo un attimo a parlare, un grafico ci Volentieri. aiuterà. Per quanto riguarda gli investimenti nei sistemi sanitari in Italia, magari confrontandoli anche con quelli europei, questo grafico risale più o meno all'inizio, fine della pandemia, comunque del primo anno di pandemia, scusate, il 2020 all'incirca. Ecco, cerchiamo di capire un po' le differenze, no, tra ciò che è un argomento abbastanza ampio, insomma, di cui si potrebbe parlare per tanto tempo, Sì. però di cogliere insieme i punti, insomma, di un sistema sanitario italiano, come viene gestito, i tipi di investimenti che vengono fatti e quello europeo, noi come siamo messi, ecco. L'Italia non è messa particolarmente male, a mio parere, a confronto con gli altri grandi paesi europei come la Francia, vedevo l'infografica che chiaramente conosco molto bene, ma anche la Spagna con cui ho avuto rapporti, ho passato dei periodi della mia vita di studio. La questione è purtroppo più subdola. Sicuramente c'è un po' meno investimento a livello del personale sanitario in Italia rispetto a questi paesi che ho appena citato. Non si pensi però che ci sia un periodo di vacche particolarmente grasse anche negli altri paesi e purtroppo la spesa maggiore nel sistema sanitario non è nei farmaci, non è negli strumenti, ma è veramente nel personale. Quindi è lì il problema. Naturalmente se si vuole aumentare la qualità bisogna fare due cose, spendere di più per il personale sanitario e questa è una grossa spesa e stare al passo con l'innovazione, con la ricerca e addirittura promuoverla e farne sempre di più. Ora, io credo che siano necessarie due cose. Una spesa per il personale è inevitabile, perché comunque sono le persone che curano, non le macchine o i farmaci. Questo aumentarlo un po' dovunque è in qualche modo inevitabile, è giusto. Dopo, a livello più ampio, dove investire a livello di ricerca e innovazione e dove spendere di più come strumenti, farmaci, eccetera, è una scelta che dovrebbe essere, a mio parere, guidata da quella che oggi si chiama medicina di valore, cioè investiamo maggiori risorse pubbliche per ottenere un risultato che ha un valore nella salute pubblica, piuttosto che per ottenere un qualcosa che è effimero, meno importante. Ok, starnutisco di meno e guarisco un giorno prima, mezzogiorno prima dal mio raffreddore e dalla mia influenza, ma poi cui prodest a livello globale e a livello di società. Allora, quella che si chiama medicina di valore, che è una definizione proprio del public health, della sanità pubblica, qualcosa che dovrebbe entrare molto di più nelle scelte governative, nelle scelte attuali per capire dove investire meglio e di che cosa il sistema sanitario pubblico deve occuparsi prioritariamente, mentre invece altre cose che hanno meno valore, ho fatto l'esempio banale di guarire mezza giornata prima dell'influenza, possono essere lasciate di più alle scelte e al supporto dei singoli piuttosto che della collettività. Una domanda forse un po' personale, magari legata anche al suo percorso di vita, insomma, quello di lavorare in Francia piuttosto che in Italia, ecco. È una scelta legata anche magari al. Lei ha ragionato su questo, sul fatto di un sistema sanitario differente, più efficiente, meno efficiente, insomma, non No, è il legato a sistema questo. sanitario francese è assolutamente sovrapponibile a quello italiano, è un sistema sanitario pubblico con un piccolo intervento del soggetto curato attraverso il ticket o insomma partecipazione che dir si voglia, quindi è assolutamente simile. Questo bisogna dirlo, meglio governato perché il medico, il clinico ha un potere di gestione dell'ospedale e della struttura ospedaliera molto più importante rispetto a quello che succede
in Italia, e questo è qualcosa che andrebbe rivisto, ma al netto del fatto che ho comunque degli incarichi di insegnamento in Italia, la scelta francese non è stata scelta se non per ragioni di carriera. Alcune cose lei le ha citate poco fa e obiettivamente ho avuto degli incarichi, come dire, più precocemente in Francia che in Italia. Grazie professore per averci raccontato anche qualcosa di lei e noi l'aspettiamo qui a Telambiente sempre per approfondire altre tematiche legate all'infanzia e alla crescita. Insomma, intanto la ringrazio per essere stato qui Grazie a con lei, noi. sarà E un piacere sempre. grazie a tutti voi per averci seguito in questo speciale di Telambiente.